Dopo il successo di Cristiada e God's Not Dead, Dio non è morto, la Dominus Production distribuisce nelle sale cinematografiche italiane il film Il Missionario. Le date in cui verrà proiettato ad Arezzo alla Multisala sono il 18, 19 e 20 ottobre. Di cosa tratta il film e quali valori intende trasmettere? Il film tratta del rapporto tra queste due figure, questi due protagonisti, un ragazzo, un adolescente, il Recreto Juan, e la figura di un sacerdote, un missionario, quindi una persona dedita agli altri e al prossimo. Il ragazzo alla ricerca di divertimento, indipendenza e libertà, come tutti gli adolescenti, un po' anche per trovare la sua personalità, cade in un giro sbagliato e quindi fa delle esperienze che lo allontanano sia dalla famiglia sia dalle persone che hanno più cura di lui, e quindi finisce per cadere nella droga, la sua vita man mano perde di valore e viene ritrovato in una discarica da dei ragazzini che poi lo portano appunto a questo missionario che si prenderà cura della salute fisica del ragazzo, ma soprattutto anche di quella interiore. Quindi il film lo trovo molto bello perché trasmette ai giovani un messaggio importante, che è quello di stare attenti e guardarsi da chi cerca di spingersi al divertimento senza limiti o alla, appunto, alla libertà senza regole, perché di solito quelli che cercano apparentemente di proporti le strade, la strada larga, no? Le cose più facili, più allettanti, sono quelli che poi però nel momento del pericolo, ecco, si allontanano. E poi soprattutto è un film che mostra l'importanza della famiglia come centro di crescita di ogni giovane, e anche rende merito a tutte quelle figure dei missionari in giro per il mondo, sparse per il mondo, che si occupano degli altri, dei più bisognosi, delle persone più lontane. Il film Il Missionario intende inoltre mettere in guardia i giovani dall'uso di droghe in generale, anche quelle cosiddette leggere. Con questo film, che è una storia semplice di un'esperienza vissuta da un giovane come tanti altri, che cade in un vizio apparentemente innocente che però poi si complica, vuole aprire gli occhi appunto a tutti gli altri giovani e mostrare quanto sia pericoloso, per gioco, per consiglio di amici, cadere nell'uso di queste sostanze.